Bene, amici carissimi, ho finito l'esecuzione di questo bel brano e vengo al solito a prendermi la telecamera, così me la piazzo qui vicino. Oggi devo fare due operazioni perché devo anche prenderla, ecco qua. L'avevo ambata un po', come si dice a Milano, ma la voglio tirare su ancora un po'. Ah, no, ma lasciamola così che va bene. Allora, amici carissimi del Tino Calugati, ben ritrovati, come sempre, qui sulle frequenze di YouTube per questa 243esima lezione del mio pianoforte leggero, nonché oggi è venerdì, quindi giorno di tutorial. Oggi sono solo, l'Erminia mi ha abbandonato. No, il brano è trattasi di un brano italiano e quindi me la cavo da solo, pur con la mia voce sgraziata e che vi dovete in qualche modo sorbire. Allora, il brano di oggi è il brano Indaco dagli occhi del cielo di uno dei più grandi, occorre dirlo, dei più grandi cantautori, artisti italiani. Zucchero, Adelmo Fornaciari. Vado a prendere il foglio dove c'ho il testo che poi mi serve, così qualche notiziona magari la vado anche a rileggermela lì. Fornaciari è un signore di 62 anni, è nato nel 55 in provincia di Reggio Emilia, dire la verità in un quartiere ormai diventato un quartiere periferico di Reggio. Ma diciamo che si è sempre barcamenato molto tra l'Italia e gli Stati Uniti, perché lui è sempre stato un amante del blues, e quindi quale itinerario è migliore per chi ama questo genere di musica che andarsene in America. La sua musica è una musica molto particolare, diciamo che è proprio un autore piuttosto singolare, perché lui è proprio per questa passione viscerale per la musica black, è stato capace di fondere un po' in qualche modo i generi, il blues e il pop italiano. Lui è un grande italiano, nel senso che è molto attaccato soprattutto alle sue radici, alla sua gente, alla genuinità della medesima, e quindi anche le sue canzoni sono influenzate parecchio, direi, da questo aspetto. È un cantante, un cantautore che, devo dire, io spesso cito artisti che hanno avuto collaborazione, che hanno condiviso il palco con molti artisti, capita molto spesso. Beh, con Zucchero questo non si può dire molto spesso, ma bisogna usare veramente l'avverbio sempre, perché se guardate su Wikipedia o Wikipedia, che dir si voglia, guardate, cercate Zucchero, c'è un elenco di personaggi stranieri italiani con i quali Zucchero ha collaborato che fa paura. Io credo che non so quanti altri artisti possano fregiarsi di aver suonato con Miles Davis, piuttosto che Joe Cocker, piuttosto che Sting, ma l'elenco riguardante Zucchero e le sue collaborazioni è veramente sterminato. E diciamo che per un artista italiano non sono molti gli artisti italiani che sono così considerati all'estero. C'è lui, c'è Bocelli, va bene, Bollani. Poi ci sono quelli che, come dire, sono più apprezzati in America Latina, tipo Ramazzotti piuttosto che la Pausini, ma alla fine non sono tanti, un po' per la nostra, voglio dire, lingua, che è comprensibile sino ad un certo punto, un po' per il genere che ci ha sempre un po' contraddistinto a noi italiani, ma Zucchero è uno di quelli che invece vanta veramente collaborazioni straordinarie e anche proprio numericamente elevatissime. L'influenza della musica americana la si sente e nel genere di musica che Zucchero suona, ma anche nei testi. È difficile trovare una canzone di Zucchero dove non ci sia una frasettina, una parolina americana scritta in anglosassone. Addirittura Amen, per esempio, addirittura il titolo, addirittura è in lingua inglese.
Oh, devo dire che è un artista che ha scritto veramente tante, tante belle canzoni, e non c'è veramente nulla da dire. Io ritengo anche che abbia un po' scopiazzato, che sia stato e continui a essere uno che si guarda in giro, più che guardare, ascolta in giro, e poi fa un po' suo quello che sente, però onore al merito perché ha scritto delle canzoni veramente, veramente molto belle e poi tante. Nel senso che il suo successo è cominciato alla metà degli anni 80, ricordiamoci che lui ha partecipato 4 volte a Sanremo, arrivando ultimo, se non penultimo, quindi grande successo quell'epoca non si può dire che avesse avuto, ma poi col tempo, soprattutto con l'album Oh, Incenso e Birra, che vendette 8 milioni di album in tutto il mondo, fu il disco, superato poi da Romanza di Andrea Bocelli, fu il disco che a quei tempi vendette più di ogni altro disco italiano all'estero, 8 milioni, lui ha venduto circa 60 milioni di copie da che ha cominciato oggi, sono numeri veramente notevoli, soprattutto in un momento in cui lo sappiamo, ormai da lustri la musica si vende poco, ma lui è uno di quelli che ancora riesce a fare breccia nei portafogli dei suoi fan. Oltre che fare naturalmente molti live. Se volete la mia personale opinione, sempre che per quello che vale, i capelli io non li ho più, ma non perché me li sono strappati ascoltando la musica di Zucchero, sono molto sincero. Perché non è il genere che armonicamente mi cattura. Ma devo dire che alcune canzoni, tipo questa, per esempio, sono ben congeniate, sono assolutamente cantabili, sono molto orecchiabili. Poi va bene, lui si avvale anche sempre di signori musicisti, perché non suona il Peppino Brambillasca, con lui, con tutto rispetto per chi porta questo cognome, l'ho preso solamente a prestito. No, lui si avvale di musicisti, soprattutto americani, di grande talento, quindi alla fine la confezione non può che essere comunque di prestigio, di valore. Ho scelto questa Indaco dagli occhi del cielo, che è un brano del 2004, era tratta dal suo LP Zoo & Co. Anche qua la dice lunga sulle collaborazioni di Zucchero, un disco realizzato da lui e da un'altra serie di artisti straordinari. L'ho scelta perché è un brano estremamente pianistico, avrei potuto scegliere, ma che ne so, Diamante, Madre Dolcissima, Per colpa di chi, i pezzi che, Così Celeste, sono veramente tantissimi, tantissimi brani. E devo dire, tutti, secondo me, piuttosto conosciuti. Chi non conosce poi alla fine questo artista? Ho scelto invece questa Indaco dagli occhi del cielo, perché è un brano estremamente pianistico e anche estremamente semplice. Ogni tanto occorre che io faccia anche dei tutorial più approcciabili, più aggredibili anche da chi non è ferratissimo di pianoforte, perché altrimenti lo so che dice, vabbè, che devo aprire il suono di tempo, poi dopo noi cosa facciamo? Noi, allora andiamo a vedere invece questa bella canzone di Adelmo Fornaciari, che è veramente un brano che si può fare. No, una sistematina nella telecamera e scende ben. Così si vede anche la mia piantina, eccola là. È incredibile, eh? È una piantina che è sempre uguale. Questa è la grandezza dei fiori di plastica, che sono sempre belli, sono sempre, non appassiscono mai. Allora andiamo con questa Indaco dagli occhi del cielo, che è un brano in do diesis minore, e che vede un timing di 75. Io ho eseguito naturalmente il brano all'inizio, disponibile al solito la base, ma oggi anche lo spartito. È una cosa che non capita tutti i giorni. Disponibile base e spartito sul mio sito. E andiamo a vedere quindi questo brano che dicevo è in do diesis minore. Quindi è il nostro centottonale composto dalla triade di do diesis minore, do diesis, mi e sol diesis. Viene da dire,
questo tutorial sarà abbastanza breve, quindi posso concedermi di dire una cosina di teoria. Perché non lo chiamiamo re bemolle minore, ma do diesis minore? In fondo sappiamo che questa nota può essere chiamata anche in tre modi, come tutte, quasi tutte le note. Do diesis, re bemolle, potremmo chiamarla anche si doppio diesis. Non è il caso di un brano in si doppio diesis minore. Ma perché noi non la chiamiamo re bemolle minore, la tonalità di questo brano? Beh, molto semplicemente, magari dico una cosa scontata che tutti sanno, che ho già detto, ma la ridico perché non si sa mai. Allora, do diesis minore è il relativo di mi maggiore. Sappiamo che ogni tonalità ha un relativo minore, la cui scala, questa è la scala di mi, che presenta quattro alterazioni, per do diesis non sarà diverso. La scala di do diesis minore naturale presenta anch'essa quattro alterazioni, quindi è detta relativo minore. Perché non possiamo chiamare re bemolle minore questo brano? Cioè non possiamo dire che è in re bemolle minore, perché il re bemolle minore a livello di scala, quindi anche di tonalità, non esiste, perché sarebbe il relativo, naturalmente le note sono sempre queste, ma siamo costretti a chiamarle in un altro modo, sarebbe da considerarsi come relativo minore di fa bemolle, che non è altro che ancora un mi, ma sappiamo che di fa bemolle non esiste la scala, quindi non può esistere la tonalità. Non esistendo il fa bemolle maggiore, non esiste neanche il re bemolle minore. Quindi questo brano è in do diesis, punto. E basta! Allora, andiamo a vedere la intro, che è appunto, anzi, da prima la ritmica. Abbiamo detto un BPM di 75 e la ritmica da tenere è proprio semplice, semplice, semplice. Noi andiamo, con basso di do diesis, realizzato con la sinistra, a suonare la nostra triade do diesis, mi, sol diesis. E andiamo ad alternare proprio il mi e il sol diesis, che suoneremo, questo bicordo, suoneremo quindi contemporaneamente all'unisono in modo armonico, lo alterniamo al do diesis stesso. Facciamo questo movimento. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, questa è proprio una misura di quello che sarà, ci saranno tutte le misure poi del brano. E l'intro, vede esclusivamente alternarsi la nostra ottava col basso a un sol diesis, che è la dominante del nostro do diesis. Lo facciamo due volte. A questo punto entra la strofa. La strofa, che è composta veramente da tre accordi in pratica, perché poi considereremo il resto come ponte, poi ci sarà l'inciso, la struttura è di una semplicità disarmante. Allora, oramai mi consola. La strofa, che addirittura l'ho già ripetuta due volte. No, ho fatto due misure, in realtà l'ho suonato una volta sola. Armonie, do diesis minore. Il basso scende sul do, sulla si. E noi continuiamo ad arpeggiare mi, sol diesis e do diesis, ma questa volta con basso di la diesis, a realizzare una armonia di la diesis semi diminuito. Scendiamo ancora col basso, andiamo sul la, qui giunti sul la cambiamo le note, ma di poco, perché restiamo sempre in questa zona. Infatti oggi mi serve poca porzione di tastiera per farvi vedere le note di questa indaco dagli occhi del cielo. Scendiamo, dicevo, e andiamo a suonare queste note con la destra, do diesis, mi e fa diesis, con basso di la. In questo vuole essere in pratica un fa diesis minore con la terza al basso. Mi consola. E ritorniamo alle stesse armonie. Oramai
sorvola. Quindi la strofa si ripete allo stesso modo. Ora si va sul ponte, che è fatto anche lui da tre accordi. Mi abbasso di un'ottava, altrimenti mi strangolo. L'amore invano. Ancora un do diesis minore. Ora andiamo su un sol diesis, ma lo prendiamo con la terza al basso, cioè con il si diesis, che poi altro non è che un do, al basso. Ecco le note sol diesis, re diesis, e ripetiamo il sol diesis con il si diesis al basso. Ecco, l'ultimo movimento di questa misura è, vede la chiusura, se vogliamo la possiamo fare, se no possiamo anche restare tranquillamente con il basso sul si diesis. 2, 3, 4. Possiamo andare a prendere le note con la destra dell'accordo di sol diesis settima, quindi sol, si diesis, re diesis e fa diesis. Il sol diesis lo suoniamo al basso. Quindi faremo una cosa di questo genere. L'amore invano, così leggero. L'accordo seguente sarà un fa diesis minore settima, fa diesis al basso, e in pratica triade di la nella destra, triade di la, che 1 2 3 4 1 2 3 4, manteniamo in pratica continuando ad arpeggiare, così come abbiamo fatto fino adesso, più che arpeggiare ad alternare bicordi o tricordi, come in questo caso, perché io vado a raddoppiare il la, ma possiamo suonare tranquillamente do diesis e mi. Dicevo, la nostra triade di la rimane prima con basso di fa diesis, quindi con basso di si, a realizzare un si undicesimo. Il si undicesimo è la dominante del mi, ma non andremo in mi. Nella realtà molto spesso accade che le settime ingannino. Andiamo, comincia l'inciso, sul sol diesis minore settima. Quindi sol diesis, si naturale questa volta, re diesis e fa diesis. E piovono baci dal cielo. Andiamo su un la, la do diesis mi, basso di la. Andiamo a fare questo movimento. 1, 2, è la prima, la metà della misura, sarà rappresentata da un la. Questo la diventerà quindi un la con il do diesis al basso, e dunque lo andiamo a togliere il do diesis, perché la terza sappiamo che non la ripetiamo, quindi da prima la inseriamo perché sarà un la triade. Andiamo proprio a risottolineare anche il la. 2 all'inizio del terzo movimento. Sul quarto movimento, appunto, armonia di la con il do diesis al basso. Ok? 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo in armonia di... In pratica, nella destra dobbiamo suonare le note di una triade di fa diesis minore, la, do diesis e fa diesis, basso di re diesis, è una re diesis minore, settima. Quinta bemolle, altrimenti detto re diesis semi diminuito, che vedrà appunto, ci staremo una, lo facciamo, 1, 2, mezza misura, sì, mezza misura su re diesis, perché l'accordo che andrà a completare questa misura è un altro sol diesis minore settima. In pratica l'inciso si basa su queste quattro armonie. E piovono baci dal cielo, leggeri come fiori di melo. Ecco, naturalmente qui alterniamo. Quando andiamo sul la con la terza al bassa, avremo da alternare dovendo togliere il do diesis, solamente il mi con la. O facciamo così, oppure andiamo a suonare proprio tutte e due le note, la e mi insieme, e poi suoniamo il la.
ma è veramente un passaggio che dura un movimento, quindi veramente brevissimo. Quindi, e piovono baci dal cielo, leggeri come fiori di mero. Gocce di mercurio dal cielo. Oh, andiamo a atterrare, proprio a chiudere l'inciso su un mi. Sul mi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ci stiamo due misure e alterniamo la triade di mi con la destra con la sua quarta sospesa. Quindi, mi al basso, si, mi, sol diesis, e quindi si, mi, la. Pac, questo è il battere, quindi un, due, tac, un, due, tum, tum, la, tum, è anticipato rispetto al terzo movimento della misura. E come alternativa alla sinistra, per magari anche toglierci un po' dalla monotonia, adesso vediamo come fare anche per non suonare tutto il brano tan 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 tan, e atterniamo anche qui al solito arpeggi, accordi armonici. Ecco, in questo caso possiamo per esempio proprio tan 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 tan, magari arpeggiare, cioè arpeggiare si mi sol diesis, o meglio, iniziare con un accordo armonico. Poi arpeggiare si e mi, e quindi un altro arpeggio armonico, quindi un altro accordo suonato con le note contemporaneamente, formato da si, mi e la. Con la sinistra possiamo pom pom, per ricadere sulla misura successiva, utilizzare la quinta di mi, che è il si. Se volete rendere un più rock questo passaggio, mettete l'accordo, la triade di la al posto della semplice quarta sospesa di mi. Quindi possiamo alternare il mi e l'accordo di la, sempre con un pedale di mi. Ci sta, ma nel disco va detto che il pianoforte proprio suona un mi quarta. Fatto due volte, si ritorna a suonare la strofa esattamente come prima. Oramai! Su questo la diesis semidiminuito, ci stacchiamo per un movimento. Sono immune, cioè non andiamo a suonare nel nostro fa diesis minore con la terza al basso, in pratica la sesta, possiamo chiamarlo anche così. Ma ci fermiamo sulla diesis semidiminuito, così fa il disco. Ecco, non ho detto forse una cosa, il passaggio da il do diesis alla diesis attraverso una nota di passaggio che è il si. Questo va fatto nella strofa, non ricordo se l'ho detto. Se non l'ho detto, lo dico adesso. Ma non in questo caso, perché ci fermiamo sulla diesis, su questa ripresa della strofa. La prima delle strofe vede appunto un piccolo stop sulla diesis semidiminuito. Oramai! Sono immune! E quindi si riprende. Oramai è come un fiume, ponte, l'amore. Devo andare giù e non ce la faccio, ma anche perché se vado su mi viene da fare la voce di zucchero, mi viene proprio, quasi mi divento un canino. Allora, l'amore in vano. Eccoci ancora al sol diesis con la terza al basso. L'amore in vano, così
leggero, il nostro fa diesis minore, sì, undicesima. E piovono baci dal cielo, inciso, pam, 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 geli come fiori di melo. Indaco dagli occhi del cielo. Adesso invece di andare in mi, come abbiamo fatto prima, alternando poi la quarta, andiamo direttamente in do diesis minore, dove eseguiremo per quattro volte l'armonia della strofa. Quindi do diesis. Do diesis minore, passaggio sul si col basso, la diesis semi diminuito e la sesta. Sinceramente, fatto quattro volte questo giro, Zucchero entra con yeah, sinceramente, dove andremo a eseguire ancora il ponte. Così leggero. Ti soffio tanti baci dal cielo. Leggeri come fiori di melo. Gocce di mercurio dal cielo. Riprendiamo con l'inciso direttamente dal mi. Esplodono baci dal cielo. Innanzi bei figli sul melo. Indaco dagli occhi del cielo. Wow. Indaco dagli occhi del cielo, e viene ripetuta la frase e il disco va sfumando. Noi, come ho proposto io nella esecuzione iniziale, a un certo punto magari ripetendo il mi con la quarta sospesa due volte, un piccolo rallentando, e poi chiusura sulla triade di mi, arpeggiato o meno, a seconda di come volete voi. Allora, dicevo prima della ritmica, perché tenere il brano sempre zan 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 zan, sì, è bello, ma dopo un po' sappiamo quale parte del corpo comincia, no, a dare i numeri. E allora andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Beh, possiamo quindi arpeggiare i nostri accordi. A questo punto è chiaro che quando si arpeggia, come ho detto tante altre volte, sarebbe meglio, sarebbe, uso il condizionale, aggiungere una quarta nota. Io sono sempre su un do diesis minore, posso aggiungere il sol diesis al basso, di modo che arricchisco il mio arpeggio, la possibilità di alternare note diverse, non solamente tre, ma quattro. Quindi, per esempio io qui in questo frangente ho alternato, ho arpeggiato l'accordo di là, cercando di dare una certa enfasi perché sta per entrare l'inciso. Una cosa, essendo il si undicesima l'ultimo accordo del ponte, possiamo anche usare come nota di passaggio per andare sul sol diesis, con il quale invece inizia l'inciso, usiamo il la. La sol. Possiamo fare questa cosa col basso. Dun, 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 dun.
faccio la stessa cosa, cioè arpeggio il mio accordo di fa diesis minore per andare poi sul sol diesis minore. Le armonie, logicamente, la sequenza delle armonie è sempre quella, si tratta solo di cercare di variare il più possibile la ritmica, perché se no è proprio monotono. Veramente. Anche se il disco la propone così, ma sappiamo anche che nel disco non c'è solo il pianoforte, poi c'è la chitarra, c'è il basso, batteria, quant'altro, quindi anche l'andamento, la scansione ritmica del pianoforte a un certo punto la si perde per l'ingresso degli altri strumenti, ma nel momento in cui noi siamo invece soli a suonare questo brano, cerchiamo di variare il più possibile arpeggiando non utilizzando solamente tre note per suonare una triade, aggiungiamo sempre una quarta, così il nostro arpeggio è sempre diverso, è sempre più gradevole all'ascolto. Bene, amici carissimi, io mi giro per salutarvi al solito, per darvi l'appuntamento al prossimo venerdì senz'altro per un tutorial e per qualche altra cosuccia che vedrò di pubblicare nel weekend. Disponibili, dicevo, la base MIDI e lo spartito di questa Indaco dagli occhi del cielo di Zucchero, e con questa frase, con questo titolo della canzone, io vi saluto, vi ringrazio, vi abbraccio, alla prossima con il Tino Carugati.